Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Probabilmente caricherò un po' di più la situazione nel titolo perché il canale sta passando un periodo particolare. Solo gli ultimi due video sono stati l'eccezione alla regola, ma comunque non stavamo andando tanto bene. Tuttavia, il fatto di amplificare il titolo non significa che non vi dirò la verità, altrimenti sarei una YouTuber famosa di cui non farò deliberatamente il nome, ma che fa i soldi amplificando la sua vita. Voglio dirvi la verità, non mi aspettavo nel 2020 il tono di alcuni commenti ricevuti allo scorso video. Non tutti. E so che nessuno di quei commenti è stato scritto in cattiva fede. Però pensavo che parlare con disinvoltura della mia disabilità, fino anche a fare un intero video dove parlo proprio della patologia in sé e delle sue conseguenze che magari mi metto nella I di informazioni, inserirla in contesti anche ironici, mi avesse col passare del tempo insegnato qualcosa. Evidentemente non è stato così proprio per tutti. C'è stato un commento che io ho apprezzato per la delicatezza. Poi vi dirò perché ho scelto proprio quel commento, perché nessun commento di quelli che sono stati messi è davvero brutto, però ce ne sono un paio che mi fanno capire che c'è ancora molto lavoro da fare. Ma partiamo da quello che ho apprezzato particolarmente di Sara Magic 15, che dice: "Ciao, pensate, mi spiace molto per la risposta che ti ha dato. È stato davvero insensibile, poteva dire altro magari, ma non quelle parole. Vedrai che piano piano troverai qualcuno che ti apprezzi per come sei." Ecco, una persona che mi parla di apprezzare per quello che sono dimostra, secondo me, di aver capito più di tanti altri, perché l'apprezzamento di una persona passa sotto tanti aspetti. Per esempio, io che sono gay, se devo fare un complimento ad una donna lo faccio perché? Perché il fatto che io non sia attratto dalle donne non vuol dire che io non abbia gusto estetico e occhi per vedere quello che è bello. Giusto? Allo stesso modo, ho apprezzato questo commento perché racchiude l'essenza di spendere una parola gentile quando non è facile trovare qualcosa da dire. Se io vedo, ad esempio, un video di una persona che ha avuto un brutto male, per mia fortuna, non so cosa dire, non ci sono passato. Però non mi permetto di dirgli o di dirle: "Dai, sii positivo, vedrai che passerà tutto", perché io non so cosa vuol dire affrontare un brutto male. Non so cosa vuol dire fare le chemioterapie. E quindi non mi pronuncio in frasi di positività tossica che potrebbero anche dare fastidio. Quali sono i due commenti che mi dicono che c'è ancora molto da lavorare? Non li pubblicherò perché non mi sembra giusto, mi sembra una gogna pubblica, però li leggo. "Non ti rammaricare, le persone non sono tutte così. Coraggio, sei giovane, troverai la tua anima gemella." Il punto è che se io uso un titolo e parlo di una determinata sfera, è perché voglio parlare di quella. Il fatto che io sia prevalentemente orientato verso la relazione della vita, come la chiamano gli inglesi, non vuol dire che io sia esclusivamente, costantemente e
perennemente alla ricerca della relazione della vita. Se io vedo una persona che mi attrae fisicamente, che mi fa sangue, come si dice in italiano, e che non saprò come tradurre in inglese quando tradurrò questo video nei sottotitoli, nulla vieta che io possa avere semplicemente voglia di troppo in quell'istante, perché magari non c'è nessuna persona che mi sta facendo battere il cuore in modo diverso in questo momento. Allora, i casi sono due: o non si ascolta bene il video, anzi tre, o non si ascolta bene il video, o si commenta ugualmente pur non sapendo cosa dire. Oppure il caso peggiore è che si pensa ancora che una persona disabile solo in quanto tale deve essere una sorta di angelo che è in grado di inserire la sessualità solo ed esclusivamente all'interno di una relazione duratura, fissa e soprattutto monogama. Io non sono contrario alla monogamia, come non sono contrario a quelle che vengono chiamate in gergo le non monogamie etiche, ossia coppia aperta, poliamore e tutte le inclinazioni possibili che non mi vengono in mente. Sulla stessa riga è l'altro commento che diceva: sono dispiaciutissima, comunque vedrai che prima o dopo capiterà la persona giusta. Anche qui, ripeto, non lo so qual è il motivo scatenante, non voglio fare i nomi perché questa non è una gogna, questo è uno spunto di riflessione. Ho risposto alla persona dicendo che io avevo parlato di sessualità e di attrazione fisica e la persona mi ha detto: ho visto tutto il video, lo so. Sì, quindi perché mi è stata data una risposta sulla persona giusta? Perché non si sapeva cosa dire? Perché una persona con disabilità deve per forza avere perennemente una relazione fissa e duratura? O altrimenti? Cosa? Cioè, io faccio questo attivismo per smontare uno a uno i pregiudizi come fossero i pezzi di un'enorme grande costruzione Lego. E invece, non solo mi arrivano questi commenti, bensì ho trovato anche un commento nel commento in cui ho respirato molta positività tossica. Bisogna sperare sempre nel meglio, abbi fede e pazienza. A parte che c'è un detto un po' volgare che non terminerò, che dice: chi vi sta sperando morì. Facendo una cosa in bagno. E io un po' ci credo a sta cosa. Credo un po' a questa cosa, credo che questa orribile moda della positività tossica stia demonizzando totalmente le emozioni negative, come fino all'altro giorno dicevamo tutti che bisognava assolutamente liberare le emozioni, sfogarsi, piangere, parlare. E adesso bisogna essere positivi a tutti i costi? Io non voglio essere malpensante, io non voglio pensare che tutto questo derivi dal fatto che io sono disabile. Perché vuol dire che allora il mio canale non servirebbe a niente. Vuol dire che allora il mio attivismo soprattutto non servirebbe a niente. L'attivismo mio e quello anche di altre persone nei confronti della disabilità che magari non hanno un canale YouTube, magari hanno una pagina Facebook più nutrita della mia. Possono anche, diciamo così, permettersi di non fare video avendo già abbastanza visibilità su Facebook. Noi, come persone con disabilità, non vogliamo essere compatite. Non vogliamo essere un mondo a parte, ma una parte del mondo, come dicevo una frase che ho letto una volta su Facebook e che mi si è più tolta dalla testa, tant'è che ve la sto ripetendo a distanza di anni. E se c'è qualche persona disabile che si scosta da questi ideali, è perché semplicemente siamo tutti diversi e
E quindi non è detto che si lotti tutti per le stesse cose. Ci sono persone disabili che veramente si chiudono in se stesse, che passano le giornate a piangere e a lamentarsi e non cambiare le cose, ma ciò non vuol dire che siamo tutti tristi, come non vuol dire che siamo tutti felici. Questa morale, la positività tossica, di dire che va tutto bene è dannosa. Essere troppo positivi a tutti i costi, allontanando a tutti i costi le emozioni negative, fa male e rischia di farci esplodere nel momento più inatteso che possiamo pensare e nel modo inatteso e peggiore che possiamo pensare, magari con la persona sbagliata. Vi prego, non rendete vano il mio attivismo e quello delle altre persone con disabilità che usano i social network per portare un messaggio ben preciso. Lasciateci trovare se ne abbiamo voglia. Chi ha voglia di una relazione duratura combatterà per avere una relazione duratura. Chi ha voglia di entrambe le cose si comporterà di conseguenza secondo quello che la vita presenterà a lui, a lei o a elle, asterisco i. Non facciamo stereotipi delle persone con disabilità. Ed essendo pure gay, aggiungerei, non facciamo stereotipi anche delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA. Grazie. Noi ci vediamo al prossimo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Attivate la campanella se avete la fortuna che essa funzioni per non perdervi nessuno dei miei video e in info box trovate anche tutti i miei social per essere ulteriormente aggiornati quando ne pubblico uno nuovo. Ciao, alla prossima!